hanno inventato oltre Alpe questo modo di essere cici, un po' coupé nella linea, nel muso spiovente, nei tratti eleganti e decisamente muscolosi, decisamente cabrio quando si apre il tetto che si ripiega nel vano bagagli e quindi si gode del sole e del vento. Un concetto sviluppato con grande attenzione che ha dato anche grandi soddisfazioni a Peugeot in termini di notorietà, ma anche e soprattutto di numeri. Infatti Peugeot è il brand leader in questo segmento. Ci sediamo al volante ed immediatamente si nota il lavoro qualitativo che giustamente premia un automobilista che vuole distinguere il suo modo di essere e non solo a cielo aperto. La grinta nelle linee la si trova anche nelle auto del cruscotto e dell'abitacolo in generale, che è sempre visto con quel non so che di sportivo, tipico di Peugeot. La qualità percepita dunque è piuttosto alta ed il comfort è adeguato. Fra le novità, l'Airwave, una bocchetta posta alla base del collo che, se ben regolata, annulla i fastidiosi circoli di aria e con il suo getto riscaldato salva anche la cosiddetta botta alla cervicale. Sia al volante che come passeggero notiamo la grande visibilità data dal parabrezza, ma notiamo anche la fortissima inclinazione che caratterizza la 308 e quindi entrano in gioco i montanti molto presenti nelle manovre laterali. Il comfort viene anche da un vano bagagli piuttosto generoso quando guidiamo da coupé e quando guidiamo in stile cabrio ci contentiamo di bagagli da crociera in barca. Motori briosi ed adatti allo spirito della CC. La versione spinta dal 1.6 turbo a iniezione diretta di benzina Euro 4 dispone di 150 cavalli e di una coppia di 240 Nm, a cui si aggiungerà un 1.6 aspirato da 120 cavalli. Due le scelte sul diesel, il 2 litri da 140 cavalli, al quale si aggiungerà un 1.6 HD da 112 cavalli. Tutti i propulsori sono Euro 5. Grintosa, diciamo estroversa, al volante notiamo anche la qualità dell'assetto, sempre sportiveggiante, come anche in questo caso nel modo di essere di Peugeot. Un modo di essere che si esprime su strada con brio, e la 308 CC la si guida anche in modo sportiva, senza però penalizzare il comfort dei passeggeri e con quei due modi di essere, coupé e cabriolet, che ne fanno una vettura particolarmente attraente.